Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi volevo farvi vedere la mega schiusa che è successa, cioè che ho avuto. Sono 37 pulcini bellissimi di Brahma. Adesso mi sono fatto un foglietto, eccolo qua. Sono 17 Brahma, 14 padovane e 6 coccincine su 49 uova, un ottimo risultato. E l'ho avuto con questa incubatrice qua, la mia Borottol Real 49 Expert. Adesso devo ancora pulirla e niente, li ho messi qua, stanno benissimo, sono felicissimo perché è una bella soddisfazione. Questo qua è uno di quelli di Rick che mi erano nati sotto la colomba pavoncella, la colomba quella lì che non mi ricordo cos'è, comunque una colomba. E dopo ce n'è un altro che è infognato in mezzo a quelli lì, sempre si nasconde sempre quello lì, è un pulcino nero tra virgolette, cioè sì, nero dovrebbe essere. Vabbè, comunque in mezzo a questi pelosetti qua dovrebbe essere. Sono super morbidosi, soprattutto i Brahma, questo qua. Adesso cioè, vi faccio vedere cosa mi hanno insegnato. Cioè, questo qua è un Brahma. Sembra un Brahma femmina, perché i Brahma femmina hanno la macchia dietro l'occhio da pulcini. E i maschi invece, com'è? Questo elemento mi pare. Vedete questo elemento qua che non ha la macchia dietro l'occhio. Adesso vediamo uno che si vede di più la macchia. Non lo so, non devo ancora imparare bene a riconoscerli comunque forse. Questo sono ancora un po' piccolini. Questo qua mi sembra un maschietto. Non si vede bene. Comunque hanno una macchiona dietro l'occhio le femmine. E sono, non so, mi sa che sono tutti maschietti miei. No, è impossibile. Vabbè, comunque ci sarà di sicuro qualche femmina che non vedo perché sono cieco. Eccolo qua, l'altro piccolino. Non era nero, ma anche lui è giallo. Ho sbagliato. Ed è quello di Rick, che non so, è un misto Sebright, Bantam, comunque quelle robe lì. E niente, stanno benissimo. E vi porto intanto qua, li lasciamo stare. Devo vedere se comprare la chioccia artificiale o la lampada. Secondo voi è meglio chioccia artificiale o la lampada? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, vi porto fuori. Che non sono ancora andato perché ieri non c'ero. Sono tornato a casa da mezz'oretta, quindi sono le 5 e mezza, mi pare. Quindi andiamo a vedere cosa ha causato il temporale che è venuto da me. Che cavolo hanno fatto i miei genitori? Perché era scappata la cinese ieri. Ah, ok, le quaglie stanno bene. Allora, ok, niente mangime e niente acqua dal piccolo Thompson. Però stanno bene gli animali. Poi, Spritz! Sei più grosso del solito. Una colomba che si sta facendo il bagnetto, beccata sul fatto. I colombi hanno fame. Ok, qua vediamo un po'. Eccoli lì. Questa è la gabbia che hanno costruito, che hanno anche loro stesso che fame. Mamma mia. Oltretutto ho l'insolazione, quindi sto male e mi tocca lavorare. Oh, ma chi c'è lì dentro? Ah, è salito fino lì il piccolo. Perché l'ho spostato qua sotto. Non so, è salito, si è depositato lì lui. Vabbè, qua ci sono i piaceri. È stato respinto lì. No. Sono un po' stupido. Un pochino, eh. In pratica, no, adesso vi devo narrare la vicenda. In pratica, io che sono abbastanza stupido, avevo visto che le uova non erano feconde di cappuccina, quelle che avevo messo sotto il pavoncello, quindi le ho spaccate e le ho messe sotto quel piccolino lì, pensando che lo covassero. Tranne che il futuro vuole che non l'hanno covate. E quindi niente, sono secco. Hanno smesso di covare, vabbè, farò un'altra covata. Nel mentre, oh, giù, via, hop, 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 polli. Allora, il galletto depresso è sempre qui. Vedete che è depresso proprio. Io non so che problemi abbia. È depresso, cioè non c'è niente da farci. Pio Pio. Qua ho girato un po' la terra. Ah, anche le galline hanno sete, mamma mia. Lì c'è un esemplare di colombo cappuccino che mi sta osservando dall'alto. E apriamo qui la porta.
troviamo un'aneretta spaesata. Ciao! Le mie piccoline. Aia, maleducata. Qua degli esemplari di Padovana, miei. Scalinati da me sono. Buongiorno, galletto. Qua le galline. Perché dirmi che. Ah no, queste qua sono le uova tutte di Neretta. In teoria. No, in pratica sono un po' tante, quindi non saranno. Non so se sono tutte di Neretta. Queste qua di sicuro. Queste qua mi sembra. Boh, vabbè, io le lascio qua nel caso. Poi un po' le mangio di uova, tanto lei le continua a fare. Vero pollo? Sì, che c'è un pollo. Ah, che mal di schiena. Devo togliere un po' di sabbia dalla ciabatta. Johnny! Ciao, piccolina! Allora, qua c'è il solito riparo. Gasto, eccolo lì. Devi salutare. Gasto, cos'hai? Sei disturbato da qualcosa? Ok, ieri non hanno fatto le uova alle galline, però lì c'è un uovo. Quindi solo uno. Pio Pio! Pio Pio, cosa c'è? Dimmi tutto, Pio Pio. Pio Pio, dimmi tutto. Dai, sì, Pio Pio. Fatti accarezzare il pancino che è morbido. Vieni qua. Non ti voglio fare male. Te il pancino. Te, no, dai, ma il pancino morbido. Perché non ti fai coccolare il pancino? Eccolo qui. Ciao. Pio Pio. Pio Pio. Pio Pio. Niente, è andato per la sua strada. Gallina. Ok. Si stanno sistemando queste fuori carriera. Adesso anche Johnny che era in muta, credo. E niente ragazzi, questo video è un po' più lungo del solito. Adesso faccio merenda, dopo inizio a lavorare un po'. E niente, io vi saluto, ho visto che il video delle colombe ha fatto 1000 views, sono contento perché non me l'aspettavo. E niente, tolgo sta baracca qua e ci vediamo in un prossimo episodio. Non mi resta che dirvi una sola parola, scrivetemelo nei commenti, ciao!